38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Ed eccoci qua, ben ritrovati anche al nostro mercoledì di Tada, la nostra puntata dedicata alla salute, alla prevenzione e quindi al nostro benessere. Iniziamo perché siamo in compagnia di un ricchissimo parterre di ospiti, capendo come comportarci in questa stagione un po' capricciosa che ahimè ancora causa febbre e brividi. In compagnia del nostro professor Grifoni, ben ritrovato finalmente. Ci è mancato settimana scorsa. La ringrazio, ma avete avuto un grandissimo sostituto, bravissimo, Lorenzo, bravissimo. Anche molto bello, che è un esempio della bellezza maschile che io tengo lì da me in pronto soccorso. Quindi voglio dire, sempre meglio, non vi è piaciuto, è bravissimo. È stato bravissimo. Lorenzo è bravissimo, vero? Bravissimo. È piaciuto, Guarda, ha parlato di un argomento davvero interessante. So che è stato sgridato perché non ha portato i baci. È vero, è stato un po' sgridato, però... Aveva sgridato lei, Sì, sì, insieme. Ma sai, tanto avrei scritto io il fogliolino dentro i baci, perché ormai sono abituato a farlo. No, ovviamente abbiamo detto a Lorenzo, i baci solo da Grifoni, altri non li vogliamo. No, i baci si danno perché... Il bacio è una cosa importante, no? Nella... Però non durante febbre e brividi, professore. Vabbè, il bacio sulla fronte. A volte le madri, per sapere se i bambini hanno la temperatura, non usano i sistemi che hanno oggi, ma appoggiano le loro labbra sulla fronte dei bambini e sentono se questi bambini, oppure la mano, ma meglio il bacio, per sentire se hanno la temperatura o meno. Quindi pensi lei con quante cose si può fare quando uno c'ha la febbre. Bisogna vedere poi, vero? Certo. Non so che cosa pensava lei quando ha detto di cosa si può fare quando uno ha la febbre. Quando uno ha la febbre è poco, perché la febbre è un sintomo che è un segnale dell'organismo è un campanello d'allarme che dice che qualcosa non va. E il brivido ci dice anche che sono forme di tipo batterico e quindi bisogna fare molta, molta attenzione, perché sa, lei lo sa bene, no? Perché il brivido insieme alla febbre è mandato dei tirogeni endogeni, sono delle molecole che girano all'interno del sangue e che possono dare un rialzo della temperatura perché agiscono sul centro della temperatura che è nel nostro cervello. Ecco, soprattutto in questa stagione che continua ad essere un po' capricciosa, un giorno c'è il sole, sì, ovviamente, e sono 40 gradi, il giorno dopo 15. Ovviamente dire febbre non si dice poco, se si dice febbre con mal di testa, si dice febbre con i dolori articolari, la febbre con i dolori addominali, la febbre con dei rash cutanei, allora si intende la febbre insieme a un altro sintomo che può essere il segnale di un problema veramente molto Quindi importante. Quali sono questi altri sintomi che di cui abbiamo, mi sembra già parlato, è ovviamente la febbre con il mal di testa, perché richiama molto, avevamo detto, le infiammazioni delle meningi e anche del cervello, oppure ci sono delle situazioni in cui però non possono esprimersi se non con altri sintomi, per esempio ho dolore addominale con la febbre, è ancora di più pericoloso perché potrebbe essere una colangite, oppure i calcoli si sono incuneati, un problema
infiammatorio a livello della policisti. E poi ci sono per esempio le febbre con le artralgie o i dolori articolari, che sono dei segnali molto anche importanti. Anche in questo caso bisogna preoccuparsi. Anche in questo caso bisogna preoccuparsi. Oggi dobbiamo capire questo. Sì. Quando preoccuparsi e quando no. Preoccuparsi. In genere la febbre non deve preoccupare. Anche vede, c'è una differenza fra gli uomini e le donne. Qual è? Perché le donne in genere possono andare e continuare a lavorare con la temperatura anche piuttosto alta. Alto, gli uomini appiranno 37 e 8 di temperatura, si non già a letto. Sotto il letto cominciano a tremare. Sotto la loro copertina. Anzi, chiedono anche il sacerdote che venga a darle. Quindi c'è una differenza, perché indubbiamente probabilmente non sono abituati, perché la febbre dà delle astenie, cioè delle proprio stanchezze molto importanti. Quindi certo. è e c'è anche differenza tra adulto e bambino. Sì, l'adulto lo esprime perché poi si misura la temperatura. La bambina è più difficile, perché la madre nota che il bambino magari non mangia, certo, oppure ha altri tipi di problemi, è noioso. E allora magari pensa che sia la temperatura che lo fa agitare, essere più nervoso, la misura e trova la temperatura. Indubbiamente però lei mi ha chiesto, ho capito, lei, scusi, mi voleva toccare? Sì. No, perché? Sì. Per sapere la temperatura mia. Allora, la mia temperatura è sempre la stessa, una temperatura normale intorno ai 37 gradi. Per febbre si intende una temperatura sopra i 37,8. Oh. Se c'è il brivido, come diceva prima, è un segnale che qualche batterio è entrato nel nostro organismo. Quindi, per esempio, nell'infezione urinaria, lei vede che hanno il brivido queste persone e poi sale la febbre. Sale la febbre anche a livelli molto alti, 39-40. Grazie professore, ci torniamo più tardi con queste indicazioni e consigli. Prego. Perché adesso capiamo insieme cosa succede se dormiamo poco e male. In compagnia dell'otorino laringoiatra Isabel Finistorchi, grazie per essere con noi e ben ritrovata con Tada. Quindi, grazie mille. Grazie. Allora, cosa succede? Il nostro cervello naturalmente produce dei metaboliti da eliminare e li elimina durante il sonno, durante la notte. Quindi il nostro cervello è come se venisse ripulito durante la notte e noi abbiamo bisogno di un sonno che sia riposatore, che non venga frammentato. Quante figliole perché altrimenti questi metaboliti tendono ad accumularsi e ovviamente possono favorire una serie enorme di patologie. Certo, quindi ecco a cosa serve davvero dormire. Esattamente, no? Serve a ridurre l'ansia, serve a ridurre i sintomi di depressione, serve a organizzare meglio tutte le informazioni che abbiamo immagazzinato durante il giorno. Il sonno è indispensabile. Di conseguenza, in caso ovviamente se dormiamo male e poco, cosa succede? Esistono malattie? Certo, esistono anche delle patologie causate non solo specificamente dallo stress ossidativo o da un cervello, diciamo, che non riesce a riposare bene, quindi non a eliminare i propri metaboliti, ma è stato dimostrato anche la presenza di beta amiloide, che è la tipica proteina purtroppo presente nel morbo di Alzheimer. Quindi c'è, fra i tanti fattori naturalmente che possono causare un morbo di Alzheimer, anche lo scarso sonno o un sonno frammentato. Esistono rimedi non chirurgici per il russamento? Ecco, parliamo di russamento, perché, mandate certo. Pure le immagini intanto dalla regia. Dobbiamo ovviamente parlare. Allora, il russamento, andiamo pure avanti. Il russamento allora è un fenomeno che naturalmente non solo disturba enormemente il partner di letto, che può perdere fino a un'ora di sonno e quindi creare crisi nella coppia, creare instabilità, creare problemi, ma lo stesso paziente che russa, vedremo poi, può andare incontro a dei pericoli successivi. La domanda che mi ha fatto lei, certamente esistono anche dei rimedi non chirurgici. Io prima lavoravo in ospedale, purtroppo avevamo solamente rimedi chirurgici per il russamento, ma dopo un pochino, possiamo pure andare avanti con le immagini, mi dispiaceva, poiché vedevo che i pazienti, questi interventi chirurgici che facevamo, erano eccessivamente pesanti e spesso
insomma, non desideravano più essere sottoposti a chirurgie così pesanti. Allora, il russamento si crea per la vibrazione, la messa in vibrazione dei tessuti molli delle primaviere, che possono essere ristretti, e la zona più incriminata, quella nella maggior parte dei pazienti, è la zona del velo palatino, l'orofaringe. Quindi quando si ha il velo palatino, laddove c'è l'ugola, che è eccessivamente allungato, pesante, e arriva a restringersi, quando siamo sdraiati naturalmente può tendere, in persone con una gola più stretta, ad accollarsi alla parete faringea posteriore, quella è la zona. E su quella zona noi possiamo agire con sistemi non chirurgici, possiamo andare avanti. Per fortuna il laser ci aiuta enormemente, esistono dei trattamenti laser indolori che possono essere effettuati ambulatorialmente e che ormai ho studiato da anni anche con l'Università di Genova, dove insegno, e sono uscite tante pubblicazioni, fra cui alcune mie, e è stato visto che fino al 90%... Che è una bella soddisfazione. Immagino. Sì, sì, è una soddisfazione enorme, è un lavoro infinito. Perché a parte il lavoro clinico, curare i pazienti e tutto, ma c'è un lavoro enorme anche da parte naturalmente poi dello statistico, che deve rimettere insieme tutti i dati, certo. Ma è bello vedere che quello che fai poi viene validato e vedi che serve, vedi che le persone stanno meglio. Quindi fino al 90% delle persone arrivano, ecco benissimo con le immagini, perfetto, arrivano o a smettere di russare o a diminuire marcatamente il rumore del russamento. Ma non solo, la soddisfazione più grande è che le persone riferiscono di riposare meglio, riferiscono di svegliarsi più freschi la mattina, avere meno sonno di giorno, rendere di più attività sportive, persone che fanno attività sportive rendono molto molto di più, le persone sognano di più, quindi migliora la qualità del sonno, certo. La diminuzione della sonnolenza diurna, e poi le persone hanno anche meno bocca secca. Perché il russamento migliora tutto, ovviamente. Sì, il russamento fa sì che passa una grande quantità di aria attraverso la bocca e spesso le mucose si seccano. Migliora di conseguenza anche lo stile di vita. Esatto. Dopo ci entreremo nel dettaglio di queste strategie terapeutiche. Perfetto, grazie a lei. Perché adesso torna a trovarci anche il nostro psichiatra, pronto a parlarci di un altro argomento molto importante, in linea al professor Silvio Presta. Con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi. Quanto è bella questa ballata di Herbal Meta, che parla di un tema importante, e questo tema è la violenza di genere. È un fenomeno complesso, è un fenomeno che trova le sue radici nella disuguaglianza sociale, in tutta una serie di stereotipi culturali e anche qualche volta in qualche rapporto di potere disfunzionale. Le conseguenze di tutto questo sono devastanti e non si limitano soltanto alla parte fisica, ma lasciano delle tracce, delle ferite psicologiche che qualche volta possono risultare addirittura indelebili. Io oggi voglio parlare di questo tema e voglio parlarne con una cara amica e una grande esperta di queste problematiche, ed è la professoressa Claudia Carmassi, che insegna psichiatria e è professore associato di psichiatria all'Università di Pisa. Grazie Claudia per essere per noi oggi. Grazie a te per l'invito, Silvio. Ascolta Claudia, qual è la portata attuale del problema e quali sono oggi le sue manifestazioni più importanti? È un tema, come hai anticipato, di estrema importanza, e la rilevanza che ha anche a livello sociale è veramente importante, perché si parla di un 30% delle donne che tra i 16 e i 70 anni abbiano riportato nell'arco della loro vita un episodio di violenza fisica o sessuale.
queste sono le principali forme di violenza a cui pensiamo quando pensiamo alla violenza di genere. Violenza fisica come calci, maltrattamenti fisici, pugni, morsi, e la violenza sessuale, dalle molestie fino all'apice della violenza sessuale che è lo stupro. Un 20% delle donne riportano di aver avuto un tipo di violenza fisica, un altro 20% una forma di violenza sessuale. Lo stupro fortunatamente interessa percentuali un pochino minori, un 5%. Ma oggi sappiamo che parliamo di violenza anche quando si parla di violenza psicologica, economica. E molto recentemente c'è un'attenzione anche normativa alla violenza legata alle tecnologie, perché c'è una violenza che viene prodotta e perpetrata attraverso i social media, e questo a carico delle donne, per cui c'è un'attenzione che forse post pandemia ha avuto anche un'esplosione e a cui si è sempre più attenti. Quindi ci sono tanti fattori sottostanti, no, che noi dobbiamo andare a cercare. Quali sono? Sono fattori complessi, è un fenomeno, come anticipavi, molto complesso. Ci sono fattori socioculturali legati alla percezione delle differenze di genere, quello che viene riferito come il ruolo di genere dal livello socioculturale, quelle che sono le attribuzioni della figura femminile con la figura più debole che deve essere tutelata, quella maschile che invece può avere dei ruoli più rilevanti, anche dal punto di vista socio-economico. Si parla come l'uomo deve essere colui che ha un ruolo primario anche dal punto di vista della gestione della famiglia, della protezione economica, ma anche stereotipi di genere che vedono certi comportamenti come l'accudimento o i lavori domestici più tipici e gestibili da parte del sesso femminile che non di quello maschile. Ecco, questi sono elementi estremamente importanti su cui lavorare a livello sociale e culturale nella comunità. E un altro aspetto che è la controparte della bilancia è l'atteggiamento che si ha verso i comportamenti aggressivi e violenti. Qual è la soglia in cui riconosciamo che un certo atteggiamento non è tollerabile, che è un atteggiamento esagerato? E questo va un po' insegnato, perché noi sappiamo che il cervello umano non ha un senso del limite preinstallato, quindi l'educazione e la cultura sono importanti, dobbiamo cominciare da piccoli. Assolutamente sì, e questo tocca un altro tema importante, l'aspetto di trasmissione transgenerazionale della violenza. Chi ha assistito violenza da piccolo ha un rischio di agire violenza, si parla dei maschi, dei bambini, che spesso non sono solo vittime, ma anche osservatori. Oggi la psichiatria è molto attenta anche a quello a cui veniamo a partecipare, perché assistiamo a violenza, e questo nell'infanzia è un elemento molto importante. Ragazzi, maschi, bimbi che hanno subito o assistito a violenza sulle madri hanno un rischio 4 volte superiore di diventare loro attori di violenza. Ecco, è molto, 4 volte superiore. 4 volte superiore. E le bambine che abbiano subito una violenza nella loro età infantile hanno un rischio triplo di essere, da donne adulte, vittime di agiti di violenza. Quindi come se la loro soglia fosse estremamente più alta, ci si abitua, non si comprende laddove è il limite, e sicuramente si innescano poi dei meccanismi anche di vittimizzazione molto complessi a cui fare attenzione. Senti, come possiamo combattere questo fenomeno? Cioè, abbiamo a disposizione delle risorse, abbiamo dei servizi strutturati che ci permettono di poter interagire con questa problematica? Sicuramente le strutture sono molto evolute grazie anche all'evoluzione normativa che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto nel nostro paese. Il fulcro è dato oggi dai centri antiviolenza e dalla rete delle case rifugio. Sono vere e proprie strutture nel territorio che accolgono coloro che vogliono andare a richiedere violenza. In questi centri si ha un'assistenza sia psicologica sia anche di orientamento per l'allontanamento dalla violenza in coloro che vadano a richiedere aiuto, anche per l'assistenza legale, per la gestione del percorso, perché ogni soggetto che è vittima di violenza crea una situazione molto peculiare per la posizione della donna, la situazione della violenza. Se ci sono figli, oltre il 70% delle donne che viene accolto, che denuncia e segue questi percorsi, ha dei figli piccoli con sé, quindi elementi estremamente complessi. Ci sono poi dei numeri di riferimento, il famoso 1522 a cui potersi affidare, e la maggior parte delle telefonate spesso sono anche esplorative per comprendere che cosa si può fare, non sempre solo di emergenza e di aiuto. E in sanità noi sappiamo il codice rosa, che è estremamente importante. Il codice rosa si è sviluppato per accogliere la violenza perpetrata su soggetti deboli, quindi non solo donne, in questo caso è un settore specifico, ma anche bambini o persone o con disabilità o con fragilità.
È importante ricordare che il codice rosa interviene quindi con l'allerta dei sanitari che grazie a questa evoluzione sono sempre più formati per comprendere il fenomeno laddove gli si presenta. Agiscono non solo a livello dell'emergenza-urgenza, quindi il codice rosa si può attivare in un ambulatorio, in un percorso di ricovero ospedaliero. Non è indispensabile che si arrivi in un momento di estrema violenza o di un agito importante per attivare questo tipo di codice. Questo sottolinea come la sensibilità che cosa è violenza sia sempre un pochino più definita e chiara, perché spesso la violenza non è l'elemento grave di aggressività fisica, ma a volte è subdolo, è perpetrato nel tempo, è protratto e molto spesso si arriva tardi a denunciarlo. Esatto, quindi con 1522 con il codice rosa possiamo fare un atteggiamento preventivo. Assolutamente sì. Quindi come vedete il percorso è veramente complesso, ma c'è un elemento poi particolarmente grave di cui andremo a parlare nella seconda parte di oggi ed è la complicazione più grave della violenza di genere, il femminicidio. Ne parleremo fra poco. Adesso linea Carlotta. Ta-da! E noi andiamo avanti in compagnia del nostro chirurgo plastico che finalmente torna a trovarci, quindi ben ritrovata a Jasmine Fur. Buonasera Carlotta, grazie. Trattamento estetico GAG. Se non sbaglio, questo acronimo l'ho già sentito, forse associato, non vorrei sbagliarmi, alla palestra. Brava, ah, perché ecco GAG, vai in palestra Carlotta, allora GAG, andavo sì, andavi. GAG sta per gambe, addome e gluteo, sono le zone che ci interessano più quando dobbiamo prepararci per l'estate. I protocolli e i metodi che abbiamo sviluppato si concentrano proprio su queste zone per snellare, ridurre la circonferenza e rassodare le zone, Carlotta, che sono più colpiti da inestesimi di adipe, cellulite. Sapevi che la cellulite è una patologia esclusivamente femminile, lassità e retenzione idrica, ok? Siamo ancora in tempo. Siamo ancora in tempo, questo è molto importante, perché come andare in palestra ci vuole regolarità anche nei trattamenti di medicina estetica. Non ha senso di venire un mese prima della stagione in spiaggia e chiedere miracoli, ok? No. Vuol dire la regolarità è molto importante. Certo. Questi protocolli sono molto personalizzati, ci sono diversi prodotti professionali estetici che nella maggior parte vengono iniettati per migliorare turgore e anche rassodare i tessuti e eventualmente anche sciogliere per esempio i piccoli accumuli di grasso del corpo. Quindi siamo ancora in tempo per prepararci al meglio per l'estate, ne approfittatene e ascoltateci bene perché iniziamo dalle gambe. Dall'addome. Sicuramente la nostra nutrizionista qui in sala ci può confermare che uno stile di vita sana, una nutrizione giusta, una idratazione giusta e il movimento è la base di un corpo bello, ok? Ovviamente se non seguiamo certe regole, l'addome è la prima zona che è colpito di questi inestesimi. È normalmente un accumulo di grasso nella parte centrale, anche i fianchi e anche ovviamente l'assità è un problema e anche la cellulite a volte in queste zone. Il grasso trattiamo con trattamenti con un prodotto che si chiama desossicolato. Il desossicolato va iniettato e scioglie il grasso, le cellule di grasso. Qui in questo video vedete il nostro nuovissimo Mesogun, è una pistola con cui andiamo a iniettare i prodotti rassodanti come in questo video o anche i prodotti scioglienti che vanno un pochino più profondo nel tessuto, nella zona che ci interessa.
Sembra velocissimo. Sembra velocissimo, ha veramente un vantaggio, è veloce e assolutamente indolore. Ecco, i pazienti non hanno dolori, nonostante lavoriamo con gli aghi. Sarà una delle domande più ovviamente fatte. Importanti, no? Mm-hmm. Diciamo con questa metodica non sentono dolori, questo è importante. Ovviamente non è fatto con un trattamento, il trattamento del sciogli grasso per ridurre proprio lo stato adiposo deve essere fatto almeno 6 volte, una volta al mese. Dopo dobbiamo mettere una guaina, si deve fare i massaggi, è importantissimo di bere tantissimo così che il sistema linfatico può trasportare questo grasso via. Importantissimo di sapere che una volta abbiamo sciolto il grasso, sia con la liposuzione, sia con la crioterapia o con la criolipolisi come in questo modo, il grasso non ritorna. Benissimo. Okay? Una volta andato, è andato. Se la persona dovesse ingrassare, le cellule di grasso nelle altre zone del corpo possono ingrandire. E ovviamente lavoriamo anche con prodotti mesoterapici, prodotti vitaminici, prodotti rassodanti, per poi dare un po' di rassodamento sulla cute, no? Una volta levi il grasso, la pelle può sembrare flaccida. Certo. E anche lì devi lavorare e rassodare con ovviamente queste metodiche. Bisogna lavorare a 360 sempre gradi, sempre. Quindi adesso abbiamo parlato di addome, più tardi le gambe. Oh, finalmente dopo parleremo anche di gambe. Già. Quindi grazie mille. Grazie, Carlotta. Perché adesso invece parliamo di un altro importantissimo biglietto da visita del nostro volto, la bocca. Ta-da! In compagnia del nostro odontoiatra Paolo Francesco Orlando. Grazie per essere con noi e ben ritrovato a Tada. Ben trovata Carlotta, buonasera a tutti, anche alla Diletta, la nostra regista, assolutamente. Non è la direttrice di produzione. Direttrice di produzione, pardon. Ma un giorno sarà regista, io lo so. Ma ricordati di noi, Diletta, insomma. Regista, Quindi, ortodonzia invisibile. Iniziamo da lo spiegare ancora una volta cosa è e a cosa serve. Ok, allora intanto l'ortodonzia è una branca dell'odontoiatria ed è una branca che serve a spostando i denti lentamente, a raddrizzare i denti, sia per l'estetica sia per avere poi un equilibrio funzionale, certo, masticatorio. Questo tipo di tecnica che si chiama invisibile nasce circa 15 anni fa grazie a uno studente di Stanford che portava un apparecchio con tutti gli attacchi, le stelline metalliche. Grazie a uno studente. Assolutamente, di matematica, il quale ha messo appunto l'algoritmo per poter spostare i denti. Attraverso questo algoritmo siamo riusciti a riprodurre la bocca dei pazienti, delle persone, attraverso una stampante 3D e appunto facendo tutta una serie di mascherine di tipo trasparente che vengono cambiate ogni circa 15-20 giorni, le quali agiscono sui denti con una lieve forza, con una forza molto di spinta, molto lieve, molto bassa, spostano i denti. È una tecnica che nasce fondamentalmente per gestire le persone adulte, certo, che hanno già finito l'età dello sviluppo. Perché? Perché rispetto alle tecniche tradizionali, quindi apparecchi mobili piuttosto che apparecchi fissi, con fili ortodontici di metallo, con attacchi di metallo. Per un ragazzo è quasi un divertimento. Esatto. Per un adulto no. Per un adulto, diciamo, questo tipo di tecniche fisse di tipo tradizionale, siano esse esterne che linguali che interne, ovviamente produce un alto impatto estetico, certo, negativo. Alcuni cibi non possono essere mangiati, ad esempio, che ne so, i cibi particolarmente duri, schiacciati, croccanti e compagnia bella, perché il rischio di staccare gli attacchi è molto elevato, e poi indubbiamente, come viene definita da tutte le persone che lo portano, ma la ferraglia come faccio se una sera esco, se vado esco fuori col moroso, con l'amorosa e compagnia bella. È una tecnica che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, campo, certo, anche perché si è evoluta notevolmente. All'inizio solo i casi che avevano dei leggeri affollamenti anteriori potevano essere fatti. Oggi invece, grazie, devo dire, anche alla ricerca, che riusciamo a fare casi molto, molto più complessi, riusciamo a soddisfare, a ricreare un'armonia nelle bocche dei nostri pazienti,
sia estetica e anche funzionale. Assolutamente. È una tecnica che ha, diciamo, tutta una serie di vantaggi. Intanto, per funzionare, queste mascherine trasparenti devono essere portate. Perché quanto? Spesso, ovviamente dipende. Diciamo, ogni due settimane vanno cambiate, vanno portate nell'arco della giornata, noi diciamo intorno alle 15-16 ore. Quindi magari la notte, magari quando si sta al computer, magari quando si studia, magari quando si sta alla televisione, quando si legge un libro. Però vanno portate, ovviamente se uno le porta poche ore nell'arco della giornata o non le porta affatto, come succede, io dico sempre, ma l'apparecchio l'ha tenuto nel cassetto, no? Quindi se uno lo tiene nel cassetto è ovvio che quello non può funzionare. Diciamo, è costituita da una serie di step, fatta appunto da queste mascherine trasparenti, che permettono da uno step all'altro di fare degli avanzamenti sui denti, va bene? E quindi il dente piano piano si sposta nella direzione voluta. La tecnica ha un vantaggio assoluto. Intanto, rispetto a quello che è le tecniche tradizionali, quindi parlo degli apparecchi classici con i brackets piuttosto che i mobili, che sono tutti operatori dipendenti. Cioè, cosa vuol dire? Lo faccio io, ho un risultato, lo fa lei, Carlotta, ne ha un altro, lo fa la bellissima Isabel, ne ha un altro ancora e così via. Viceversa, gli allineatori trasparenti hanno la possibilità di visionare con un rendering iniziale il risultato finale, certo, del trattamento. Quindi è la stessa persona, è lo stesso utente, il stesso paziente che può dire no, ma io i denti li voglio più avanti, li voglio più in basso, li voglio... Cioè è lui stesso che può decidere la sua estetica finale. Quindi diciamo... Sa già quello che sarà il lavoro, esatto, finito. E assolutamente sarà in quel modo. Non... Ovviamente li dovrà portare. Perché ovviamente poi, deve seguire, no? Quello che è l'iter da seguire. Assolutamente. Però poi quello assolutamente sarà il lavoro. Assolutamente. Bellissimo, assolutamente. Bellissimo. Quindi è proprio una roba, voglio dire, che... Oggi moltissimi dei nostri pazienti, ma non solo in ortodonzia, anche nelle altre branche dell'odontoiatria, vogliono sapere come vengono alla fine, come sarà il risultato finale. E stanno uscendo appunto tantissime metodiche, ovviamente di tipo digitale, la vera rivoluzione è quella, che ci permettono appunto di vedere il risultato, no? Sì, fantastico. Assolutamente. Dopo continueremo ad elencare anche tutti quelli che sono i vantaggi. Assolutamente, molto volentieri, grazie. Perché adesso andiamo avanti parlando di dieta con alimentazione e curiosità. Ta-da! In compagnia della biologa nutrizionista Amelia Lamalfa. Grazie Carlotta per avermi invitato qui. Grazie per me è un'esperienza veramente nuova, abituata sempre a stare dietro una scrivania, a pesare le persone, a sentirmi raccontare le loro storie. Quindi per me è veramente un grande piacere essere qui. E per noi lo è averla e parlare un po' di nutrizione. Quindi oggi entriamo nel dettaglio di quella che è la nutrizione di genere. Per capire se esiste la nutrizione di genere bisogna prima capire se uomini e donne hanno esigenze nutrizionali differenti. Indubbiamente sì. Da bambini, da sempre, sia i maschi che le femmine hanno delle esigenze completamente quindi diverse. Indubbiamente il fenotipo è determinante. Le bambine sono sicuramente quindi più piccole rispetto ai maschi, che crescono in maniera completamente quindi diversa. Infatti le bambine hanno la tendenza quindi a crescere più velocemente rispetto ai maschi. I maschi poi sono un pochino più piccini, ma poi continuano quindi a crescere, quindi anche loro. Per quanto riguarda le donne, esiste veramente una grande quindi diversità rispetto all'uomo. Innanzitutto parliamo di statura. Le donne sono sempre più basse rispetto agli uomini. La seconda cosa riguarda fondamentalmente la distribuzione quindi del grasso. Le donne hanno la tendenza ad accumulare il grasso in zone completamente diverse da quelle degli uomini. Sì. Le donne lo concentrano fondamentalmente a livello quindi di fianchi, un po' nelle cosce, i maschi invece nell'addome.
La differenza risiede anche in caratteristiche abbastanza particolari, cioè le donne diventano mamme e quindi hanno la necessità di utilizzare questo grasso, che comunque quindi è un grasso buono. Il grasso buono viene utilizzato nelle varie fasi quindi della vita, perché ci sono effettivamente dei grandi cambiamenti quindi ormonali. Al contrario, gli uomini hanno la tendenza ad accumulare quindi il grasso dove? Nell'addome, questo grasso viscerale che fa praticamente paura a tutti. In effetti il grasso viscerale è un grande campanello quindi d'allarme per quanto riguarda tutta una serie quindi di patologie che sono legate indubbiamente a livello quindi metabolico e a livello quindi anche cardiaco. L'obesità è veramente un male grandissimo, la quantità, le persone che diventano quindi obese quindi nel tempo sta realmente quindi aumentando. Per quanto riguarda anche la distribuzione anche dei muscoli è completamente quindi diverso l'approccio che si ha nei confronti quindi di una donna oppure quindi di un uomo. Le donne hanno sicuramente quindi meno muscolo rispetto quindi all'uomo. L'uomo utilizza questo muscolo per tantissime attività. Tra l'altro quindi il muscolo, l'uomo utilizza, ritornando al discorso quindi di prima, il grasso come fonte quindi energetica, perché ha un muscolo indubbiamente quindi più grande e di conseguenza richiede un apporto quindi energetico maggiore. Per quanto riguarda ancora, esiste anche un'ulteriore quindi differenza per quanto riguarda anche la scelta del cibo. Ci sono dei cibi tipicamente femminili, sicuramente le donne sono molto più propense, per esempio, a mangiare i dolci, cosa che per l'uomo in realtà preferiscono fondamentalmente altre ovviamente cose. Ovviamente no? Perché ne sappiamo qualcosa. Perché no? indubbiamente quindi è così, cercano dei cibi che sono completamente quindi diversi. Un uomo non si tira mai indietro rispetto ad una bistecca, che è considerato quindi un cibo sicuramente quindi maschile, mentre invece la donna cerca un approccio completamente quindi diverso nei confronti dell'alimentazione, è decisamente quindi più attenta alla ricerca di un cibo che sia tutto sommato più adeguato alle sue esigenze. Quindi questo sicuramente è un dato di fatto molto, molto evidente. Quindi dopo aver capito queste differenze, più tardi ci spiegherà anche perché spesso si riacquistano i chili persi, quindi dopo tanta fatica tendiamo a riacquistarli, dopo ci spiega perché. Grazie. Quindi per il dolce c'è sempre posto, come c'è sempre posto per la nostra cucina e per le nostre ricette che vi presentiamo tutti i giorni, perché oggi siamo in compagnia di Ilaria e Giuseppe, dritti dritti da Gila Caffè di Prato. Grazie per essere con noi e ben grazie a voi. Grazie per questa opportunità. Oggi nulla, vi presenteremo questo piatto a base di prodotti freschissimi, vongole, lupini e carciofi. Non so se si può aggiungere altro. No. Perché allora vi stupiremo nella produzione del piatto. Po' sorpresa finale aggiungerei. Quindi non vedo già l'ora di essere da voi, hanno detto tutto e sicuramente ci divertiremo insieme dalle ore 19. Puntualissimi, non vi muovete da lì. Perché adesso, professore, SOS, pronto soccorso. Ta-da! Quindi, professore, ci stava spiegando quando stavo dicendo che da sola la febbre non è un meccanismo di difesa. Sì. Bisogna capire che cosa difende, certo, perché ci sono altri sintomi, per esempio il fatto della febbre, dicevamo, con il mal di testa fa pensare a un problema di tipo meningitico, certo, o meningoencefalitico, ancora peggio, e quindi anche altri sintomi si associano in questo senso alla febbre. E dicevamo, questi sono i sintomi per esempio più importanti, no? Che riguardano il cervello, ma ci sono anche sintomi, per esempio, che ha una persona che ha febbre e ha difficoltà a respirare, è chiaro che va a pensare a una persona che abbia
un problema di tipo polmonitico, oppure una persona che dicevamo ha la febbre, ha dolori o coliche addominali, fa pensare a un problema infiammatorio della colecisti, oppure ad altri problemi molto importanti sul dolore addominale, perché se l'addome ha tanti organi e tanti visceri, che sia l'interessamento di un viscere. Un paziente che ha, d'accordo, altri, una febbre alta, è un prostatico, un anziano, ha avuto un cateterismo, quello fa pensare ad una infezione di tipo urinario. Ovviamente tutte queste pensieri, queste ipotesi vengono poi così fatti, cercati con gli esami diagnostici, che di prima linea è la radiografia del torace e anche l'ecografia, quindi dell'addome, oppure talvolta, per esempio in questi periodi, che come lei ha potuto vedere, che lei va in moto? No, per fortuna no, anche perché ho paura, nemmeno in bicicletta. Scusa, che si fa a portare in collo? Cioè la macchina? No, in macchina. In moto assolutamente Tiene il finestrino aperto? Sì. Ecco, allora, in questo periodo ci sono problemi di tipo allergico tipo sinusitico. Tant'è vero, le persone hanno sempre un po' di mal di testa proprio in relazione. E quindi anche la sinusite può dare la febbre. Quindi lei pensi, e che problema uno ha la sinusite, poi si sente un po' di febbre, eccetera, e sa che cosa va a pensare, magari è semplicemente allergia. Questo. No, l'allergia che l'allergia può dare la sinusite. E poi, sempre parlando dell'apparato, ora in questo momento, dell'apparato superiore respiratorio, per esempio ora ci sono, è il periodo delle tonsilliti, delle tonsilliti delle faringiti, quindi ecco che è molto importante fare mettere in relazione la febbre, certo, con il resto dell'esame obiettivo e anche l'anamnesi, perché come lei sa alcuni farmaci possono dare per esempio anche la febbre. Tipo quali sono? E per esempio anche i salicilati possono dare, oppure durante il periodo una persona che ha un tumore e fa chemioterapia, certo, può darsi che abbia, proprio in relazione a questo problema, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio ci sono degli antipsicotici che, se dati molti, che hanno un dosaggio molto particolare, potrebbero determinare una febbre che è una febbre particolare, è una febbre legata più a un'ipertermia maligna, perché vede, qui bisogna distinguere fra quella che è la ipertermia e la febbre, perché l'ipertermia è una alterazione del termometro, diciamo, che è centrale, non c'entra nulla il meccanismo fisiologico della febbre legato ai pirogeni endogeni. Tant'è vero che se lei ha una persona che ha una ipertermia, le faccio un esempio, ipertermia. Un paziente che ha i colpi di calore, il colpo di sole, oppure un paziente che ha una febbre centrale, per esempio un'emorragia cerebrale, se lei dà a questo paziente un antifebbrile, non gli va via la febbre, gli rimane. Certo. Se invece ha una persona che ha, per esempio, un'infezione urinaria o un'infezione da un'altra parte del corpo, da un antifebbrile, questo passa. Benissimo. Quindi c'è una differenza, perché la febbre viene controllata da questi famosi pirogeni endogeni. Poi nel meccanismo ci sono anche problemi, processi di tipo chimico, con delle sostanze che vengono definite interleuchine. Per esempio l'interleuchina 6 è molto importante nei problemi della sepsi, perché il problema importante della febbre è proprio quello che viene definito lo stato settico. Ed è quello che impegna maggiormente i medici dell'emergenza. Perché le febbri con una riduzione della pressione arteriosa, con uno stato di disidratazione, una tachicardia, possono far pensare a pazienti defedati e degli stati settici. Molto gravi, e difficilmente anche poi se ne parlerà. Sì, perché ci dà sempre tanti consigli preziosissimi. Mi dispiace interrompere. Non ammalatevi, il consiglio è non ammalatevi, ecco, è meglio. È meglio.
Continueremo più tardi a dare questi consigli, grazie. Bene. Perché adesso invece torniamo a parlare di russamento. Ta-da! Quindi, come smettere di russare? Esatto. Quante persone oggigiorno si, ovviamente se lo chiedono, perché... Una percentuale immensa della popolazione italiana russa. L'uomo dopo i 50 anni, il 60% degli uomini russano, ma anche dei giovanissimi, ma anche dei magrissimi. Tutto questo in relazione alla conformazione delle vie aeree superiori, che possono anche nei magrissimi, per esempio ci sono dei magrissimi che hanno un palato molle estremamente lungo o un'ugola particolarmente lunga e ridondante che quindi vibra durante la respirazione la notte e produce quel rumore fastidioso. Quindi dicevamo che i laser ci vengono, la tecnologia veramente ci è venuta incontro tantissimo. Sì. Quindi abbiamo modo di trattare queste persone ambulatorialmente, senza dolore, e arrivare a risultati eccellenti, eccezionali, fino appunto a smettere o diminuire marcatamente il rumore nel 90% dei casi e avere una qualità di riposo molto molto migliore. E di conseguenza migliora tutto lo stile di vita. Assolutamente. È importantissimo. Assolutamente. Anche semplicemente per la concentrazione, no? Ma non solo, ma trattare questi pazienti può, siccome il paziente è russatore, potete mandare avanti l'indagine successiva, può avere nel tempo un'evoluzione verso le apnee, perché lo stesso fenomeno è una questione di, naturalmente, di intensità. Più le vie aeree sono ristrette, più il paziente russa. Quando arrivano a chiudersi del tutto, a ostruirsi del tutto, insorgono le apnee, e allora non è più solamente il disturbo del partner, lì a quel punto rischia la persona. Certo. Negli anni accumula dei rischi formidabili di dismetabolismo, di diventare di obesità. Naturalmente sono già dei pazienti sovrappeso, sono pazienti che hanno un rischio di cardiopatia, le apnee sono aritmogene, c'è un aumento di rischio di infarto, di ictus, e quindi di deterioramento cerebrale, di peggioramento cognitivo nel tempo, di avviarsi verso la depressione. Insomma, le apnee, ovviamente a seconda di quanto sono gravi, possono davvero ledere enormemente la salute, quindi vanno intercettate. Può mandare avanti la regia l'immagine? Vengono intercettate tramite la polisomnografia, che è un esame che il paziente può svolgere a domicilio, quindi noi in studio per esempio abbiamo uno pneumologo, diamo al paziente il polisomnigrafo, dorme a casa sua comodamente nel suo letto, il che è anche meglio. La mattina dopo, riportando l'esame, lo pneumologo dello studio referta l'esame. Questo è indispensabile, perché intercettare questi pazienti può mettere in moto tutta una serie di meccanismi con i quali naturalmente consiglieremo al paziente non solo un certo stile di vita, ma potremo proporre, in base alla sede di ostruzione, che ovviamente l'otorinolaringoiatra verifica durante la visita in fibroscopia, potremo decidere qual è la cosa, qual è la strategia terapeutica più efficace. Potete andare avanti con le immagini. Nei pazienti gravi, purtroppo è ancora da consigliare, il gold standard terapeutico è la CPAP, che è questa macchina che spinge a pressionare a pressione positiva, vincendo queste resistenze aeree. Il fatto è che purtroppo molte persone a volte non la tollerano, la rifiutano, la abbandonano, e quindi abbiamo altre strategie terapeutiche. Potete andare avanti con le immagini. Allora, ovviamente esistono strategie chirurgiche. Questa è una signora che io ho operato. La cosa bella è che si può anche operare ambulatorialmente. Io faccio queste vaporizzazioni dell'ugola e plastica del palato molle ambulatorialmente, perché la paziente rifiutava l'anestesia generale. Oltretutto era una paziente con apnee, che aveva smesso di avere apnee con i trattamenti laser che avevo fatto, ma residuava un russamento per quest'ugola gigante, per questi pilastri posteriori enormi. Vedete, l'orofaringe era veramente ostruito. Ecco, un intervento di mezz'ora con il laser, risultato molto bello. Il paziente ha smesso minuti di russare, una gola ampissima, respira molto bene. Quindi, però, non tutti vogliono essere trattati chirurgicamente. Possiamo andare avanti. Questo è un setto nasale deviato. Allora, la stenosi nasale, quasi tutti pensano che è il naso che ci fa russare, no, o che ci manda in apnea, no.
il naso e le vie aeree super, cioè proprio le fosse nasali, sono responsabili solo per un 20% di peggioramento delle apnee stesse. Quindi chiaro, questo è un paziente che ha operato di setto, chiaro che il paziente se non respira può andare incontro all'intervento chirurgico, ma per le apnee possiamo andare avanti, prima bisogna pensare all'ostruzione della gola, dell'orofaringe, dell'ipofaringe e della laringe. E abbiamo detto che la sedia più incriminata è il paratomolle e le regioni tonsillari. Questo è un turbinato che ho ridotto, anche qui si può far respirare meglio il paziente a completamento poi dei trattamenti laser con la radiofrequenza, anche questo ambulatorialmente, in anestesia locale, non esiste dolore postoperatorio, il paziente respira da subito molto meglio e la qualità di vita cambia tantissimo. Questo contribuisce ma non fa smettere. Certo. Di andare in apnea o di russare. Ci vuole sempre più consapevolezza, perché ci sono sempre più persone che soffrono di apnea non sapendo cosa poi sono, quindi è giusto di cosa parlarne. Si può fare dopo per le apnee. Nella terza parte, grazie mille. Certo, grazie a lei. Perché adesso ci prendiamo tutti insieme una piccolissima pausa, ma restate sintonizzati perché siamo già pronti per tornare in onda.